Di fronte a questo risponda a questa domanda. Allora, la giustizia di Pietro, Bersani, il PD è pronto ad andare a votare con chi? Con Casini? Sì, sono ieri. Il titolo di Libero glielo prendo subito. Si vota a marzo, credo. Che sia. Si vota a marzo, punto. È clamoroso. Meglio. È la prima, da due mesi a questa parte è la prima volta che non c'è Fini e la sua casa. Questa no, è una grande neanche notizia. Neanche il giornale, neanche questa il è una giornale. Grande notizia. Questa è una cosa la fiducia interessante. Patacca di Fini, l'abbiamo già vabbè, detto prima. È uguale, no? L'abbiamo... No, interessante. Il giornale è sempre gentile. È interessante. È la prima volta da due mesi a questa parte che Libero non ha preso sulla casa. Prodi non ha governato dal 2006 al 2008. Dal 2001 al 2006 chi c'era, Brodi? Questa è una certezza, almeno questa stamattina. Dal 2013 ma non capisco, scusi, Reisi, voi la votate la mozione di sfiducia a Bossi? Guardi, a mio avviso... Ma perché bisogna fare il Gran Premio a Roma, scusi? È quello che dico anch'io. Perché bisogna fare il Gran Premio a Roma? Lo dica il sindaco Alemanno. E perché non bisogna farlo? Ma ce n'è già uno, perché non facciamo lì, vogliamo spostare qualcos'altro a Roma. Nella mia Spagna ce n'è un altro. Geremica, torniamo a Berlusconi. Oggi, adesso, tra 25 minuti, Berlusconi parla al Senato. Al Senato non ci sono, insomma, i problemi per quanto riguarda il voto della Camera. Ma è domani? Da domani? Allora, ripartiamo dal Ministro dello Sviluppo Economico, dopo la pubblicità, che sono legate anche, no? Allora, parlavamo del Ministero dello Sviluppo Economico. Sara Guadagno, adesso si aspettava questo momento, no? Anche perché forse magari questa poltrona si voleva affidare a qualcuno, fare un cambio, non so, con la Lega, le cose. Cioè, Romani, Casero, chi è? Non lo so. Non sono io il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio proporrà la nomina al Capo dello Stato. Sì, lo so, ma... A breve avremo il Ministro, ma non è che siamo stati... Perché a breve era anche due mesi fa. A breve, nel momento in cui deciderà qual è la personalità migliore per svolgere quel ruolo. Però non è che fino adesso abbiamo dormito, perché tutte le attribuzioni... Intanto c'è stata una riorganizzazione delle deleghe, parte di quelle deleghe sono andate per esempio al Ministro per gli Affari Regionali, Fitto, che ha un portafoglio più largo, perché... Tutti i fondi strutturali per il sud sono nelle sue Però siccome mani. Bisogna confermare il contratto di servizio della RAI, se lo fa Berlusconi pare brutto. Non lo firma insomma. Berlusconi, il contratto di servizio della RAI lo firmerà chi sarà il ministro. L'ha detto la trappola anche il TG della Lucia. 7. No? Lei sta ecco, parlando allora, di trappola, Feltri e Sallusti dicono che è un'inchiesta giornalistica e anche altri giornali come giornalistica, la Stampa. Può essere una pessima inchiesta giornalistica. Però governare. Non lo decido io. 20 secondi, guardi, conosce la televisione, faccia il segno. Niente, non si vota Crespi, giù. Va bene, ora Omnibus per ora termina qui, noi ci rivediamo domani, adesso Paolo Sottocorana col meteo e poi il dubbio di Vaime. Buona giornata a tutti.